Givi ed Evic, leader mondiali negli accessori per moto e motociclisti, ospitano la nuova edizione di Travel News 24. Allora sgommiamo verso il nostro TG. Adesso voglio portarvi a visitare una Palermo mai vista. 5 weekend per scoprire una Palermo mai vista. Per tutto ottobre, nei fine settimana, torna Le Vie dei Tesori, la rassegna che porta alla scoperta delle bellezze più nascoste della città. 90 luoghi tra dimore, giardini e monumenti vengono aperti al pubblico, mentre 70 passeggiate d'autore con giornalisti e scrittori portano fra i segreti di Palermo e dei suoi dintorni. In cartellone anche 20 appuntamenti dedicati ai bambini. Tutto il programma si trova al sito www.leviedeitesori.com. Ma quanti eventi vi facciamo scoprire? Quanti? Venite con noi. Adesso, se venite con me, vi parlo di un pranzo veramente speciale. Una tavolata di oltre 100 metri e 300 commensali al Castello di Masino, nella provincia di Torino. Domenica c'è il pranzo del rammendo. Si chiama così questo grande banchetto dove protagonisti sono i piatti della tradizione. La festa inizia però già dal sabato con la mostra mercato dei prodotti del territorio in collaborazione con Paesi e Paesaggi del Gusto, di Striscia la Notizia. Insomma, sono le giornate giuste per scoprire il castello e il suo parco ottocentesco, ora gestito dal FAI. Per il pranzo bisogna prenotare. Tutte le informazioni sono proprio al sito del FAI. E allora non possiamo mancare a questo pranzo dove si unisce gusto e tradizione. Andiamo! Una notizia sensazionale per tutti gli amanti dell'arte contemporanea. L'arte contemporanea invade la Valtidone, fra le colline piacentine. Fino al 2 ottobre castelli, cascine, ma anche piazze, antiche corti e siti d'archeologia industriale ospitano le opere di artisti internazionali, raccolte nella rassegna biennale CARD Contemporary Art and Design. Il risultato è una sorta di museo diffuso che, attraverso un percorso di 36 km fra le diverse località della zona, porta alla scoperta delle installazioni artistiche e delle bellezze di questo territorio. Tutti i dettagli sui luoghi attraversati dall'iniziativa si trovano al sito www.cardcard.it. E allora viaggiamo verso questo mondo d'arte. Il TG per oggi finisce qui, mi raccomando, mandateci le vostre segnalazioni e le vostre notizie a redazione@travelnews24.it e insieme ai miei amici io vi invito alla prossima edizione di Travel News 24.